Per la prima volta ieri si è insediata la consulta delle associazioni dei disabili. Alla presenza dell'assessore del comune di Agrigento alla solidarietà sociale, Gerlando Riolo, si sono sedute una ventina di sigle di volontariato che prestano assistenza ai disabili per un incontro iniziale che, dicono all'amministratore, è servito soprattutto a fare il punto sulle numerose problematiche vissute quotidianamente dai portatori di handicap. I diretti interessati, spiega Riolo, hanno apprezzato la possibilità di essere chiamati ad un confronto partecipato e ad un'azione comune di proposta, suggerimento e collaborazione con l'amministrazione. Anche se si è trattato del primo incontro, abbiamo già cominciato a mettere a fuoco alcuni punti, verificando la possibilità di realizzare iniziative comuni già nell'immediato futuro. I diversamente abili, dal canto loro, hanno posto numerose questioni, sia di tipo infrastrutturale che di semplificazione burocratica, segnalando contestualmente all'amministratore la difficoltà troppo spesso riscontrata di avere notizie, chiarimenti o interloquire con l'amministrazione comunale. Stiamo lavorando, ha concluso Riolo, ad un momento di incontro pubblico con una manifestazione aperta a tutti, da svolgere in tempi decisamente rapidi. E restando in tema amministrativo, al comune di Agrigento numerose sono le interrogazioni poste recentemente a proposito di sicurezza, lavoro e condizioni igienico-sanitarie in città. Il consigliere comunale Salvatore Passarello ha trasmesso un'interrogazione al sindaco di Agrigento Lillo Firetto in merito alla sicurezza del centro storico in città. In particolare, il consigliere, avendo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti nel centro storico, ha chiesto al primo cittadino come intende procedere, quali misure adottare per prevenire ed arrestare il triste ed ormai diffuso fenomeno del vandalismo. Il consigliere chiede un servizio di vigilanza notturna in tutto il centro storico. E da un'emergenza ad un'altra. Il consigliere comunale Angelo Vaccarello, dopo la precedente interrogazione sul bando rifiuti appaltato recentemente, ha ricevuto la risposta dal sindaco che, attraverso i suoi dirigenti, cerca di chiarire molti aspetti, ma in realtà, secondo lo stesso Vaccarello, gettano ancor più ombre su un operato dell'amministrazione. Opera di grande ingegneria evasiva delle leggi, commenta Vaccarello, che gira al sindaco pesanti interrogativi in merito. Tra questi, qual è la ragione del ritardo? Di chi è la responsabilità? Vi era un interesse particolare all'espletamento della gara al comune, conclude così Vaccarello.